arriva il Natale. Al di là della pandemia e delle restrizioni, si inizia a pensare ai regali, soprattutto per i bambini. Ma c'è chi sfrutta un marchio famosissimo tra le bambine di tutto il mondo per un nuovo hamburger. È di questi giorni la notizia dell'arrivo del primo hamburger di Barbie. Flower Burger, la prima vegan burgeria d'Italia, ha accolto la sfida e ha realizzato un burger vegetale in esclusiva per la famosa bambola americana, tanto conosciuta e amata anche in Italia, in cui il colore rosa la fa da protagonista, a partire dal pane realizzato con farina di tipo 1 italiana, colorato con l'estratto di barbabietola, la quale arricchisce anche il bun con i suoi semi confettati. Il patty, cuore del panino, è un mix di lenticchie, riso basmati e verdure come carote e zucchine. Completano la ricetta la mayo a base di latte di soia e barbabietola e l'hummus creato ad hoc con un pizzico di paprika dolce e affumicata. Flower Burger nasce nel 2015 a Milano, una meta cool per gli appassionati di burger, per i vegani o semplicemente per chi non sa resistere alle tendenze e vuole provare nuovi sapori. Ad oggi conta 13 store in Italia e uno in Francia. I burger proposti nel menù, 100% vegani, sono fatti in casa, colorati e composti da ingredienti di qualità. I locali, in linea con il DNA del brand, rimandano a un immaginario psichedelico, con chiari rimandi anche alla cultura dei fili dei fiori. L'esclusivo burger, nato da una ghiotta collaborazione con Barbie, è disponibile in tutti i Flower Burger d'Italia dal 27 novembre fino a metà febbraio 2021. Chissà che poi non abbia così tanto successo e venga inserito nel menu fisso. Bambine di tutta Italia, se volete, è arrivato il primo hamburger vegano di Barbie.